Italia il PES sembra non è un dato semplicemente durato, gli fa un passo indietro, ma fa orgogliosamente un passo in avanti rispetto anche ai elementi di tipo tecnico, e cioè presunzione sicuramente voglio dire convinzione di quanto si è fatto in questi mesi, in questi anni, il convegno per quanto riguarda questo elemento, cioè l'economico finanziario, è semplicemente nella sintesi, a mio sommesso avviso, molto chiara, precisa, puntuale, accurata della relazione e quindi delle misure dei conti. Tra l'altro voglio ricordare che partivamo sicuramente in una condizione di questo tipo, partivamo con ben altre prospettive a giugno 2012, quando ci siamo avventurati nei meandri di materie che io per la verità conoscevo anche poco, numeri, di proporzioni dei numeri rispetto insomma anche alla prospettiva, quindi il disagio in qualche modo e l'handicap col quale si partì. Io voglio semplicemente dire una cosa: non si può pretendere se non il silenzio cantatore che diceva Paolo, certamente senza generalizzare, Paolo Santulli, non si può prescindere naturalmente anche da alcune considerazioni che faceva Mario Tozzi. Il punto è che la maggioranza è sicuramente un prodotto che viene a maturare in una sintesi anche con la capacità dell'opposizione di non essere opposizione, ma di non apparire grandemente surrettizia, strumentale, e naturalmente quando parla di visioni, se esse fossero nella dimensione del termine della presupponenza che presuppone appunto, che indica quel tipo di idea strategica, beh sicuramente questa sera ci sarebbe stata maggiore condizione di confronto, di dibattito, di approfondimento. Io voglio correggere semplicemente, perché se noi ripetiamo le stesse cose, ripetiamo sempre gli stessi ritornelli. Volevo semplicemente, in questo presuppongo che ci sia insomma la chiave di volta rispetto all'essere portatori di visione. C'è il dato di partenza di un'umiltà che deve contraddistinguere, così come contraddistingue i grandi, altrimenti andiamo nell'ambito della maldicenza, alcune volte delle cose che in qualche modo possono anche apparire senza andare in contraddizione sta mentale, così come vengono espresse, ma di fatto siamo in presenza di due film diversi, due storie diverse. Si ripete, si continua a ripetere efficientemente la ricerca. Voglio ricordare che alcuni e gioivano per quando si presupponeva questo progetto non fosse finanziato dalla regione, perché tra l'altro si pensava che la individuazione dei siti fossero in qualche modo non in coerenza con il bando. Abbiamo dimostrato che non è così, abbiamo dimostrato che il finanziamento è arrivato, abbiamo tra l'altro un qualcosa da spiegare, questo è consentito per questa sera. Il punto è il dato di partenza, proprietà del sito e uso pubblico. Questi sono i due elementi. Il risparmio poi è diciamo una finalità, ma il mezzo, lo strumento attraverso il quale bisogna far sì che le città diventino qualcosa di diverso, è l'obiettivo del 2020 del protocollo di Kyoto. Non è tanto e non è solo il problema del risparmio energetico, ma prevalentemente il dato del consumo da fonti utilizzando fonti alternative anziché quelle tradizionali, per cui maggior consumo di petrolio, maggiore inquinamento e quindi la salute, la priorità è la salute della gente. Ma questo è cosa che mediamente abbiamo dimostrato in questi due anni e mezzo, non sono valutazioni che fa il sottoscritto. Io invito alcuni a leggere, a approfondire, a cercare di capire il merito di alcune questioni prima di tentare di fare opposizione, mettendo in circuito cose che sono molto diverse da quelle che sono i fatti reali. E tra l'altro l'altra raccomandazione che volevo fare,
Perché mi preoccupa questa cosa? Non per me, ma perché evidentemente si fa portatore di un certo tipo di pesco. Noi parliamo di cose fatte, non di quelle che dovranno essere in qualche modo a realizzarsi attraverso chi lo sa quali tempi e quali modi. E in 2 anni e 4 mesi abbiamo dimostrato che si possono programmare e migliorare gli investimenti, abbiamo dimostrato che ci siamo soffermati a discutere con la Regione Campania a pieno titolo, abbiamo abbattuto il nostro impegno sull'avanzo di amministrazione dal 37% al 21%, e io dimenticavo di riferire questa cosa, abbiamo in qualche modo innestato nel meccanismo della misura complessiva una serie di valutazioni che sono state utili a cercare di capire come non perdere risorse. Tra l'altro, la cosa che devo dire può sembrare una provocazione, ma vi prego da quest'ora di credermi, non ci sta né voglia di provocare né di essere provocato. Avendo approvato un emendamento di Santurne, il quale compete una parte di un'idea strategica molto più ampia, io presuppongo che a questo punto, se c'è coerenza di comportamento, o eventualmente dobbiamo dimostrare di aver votato un qualcosa che non è in linea con tutto l'impalcatura del bilancio. Perché quel documento rappresenta diciamo un emendamento tecnico che a questo punto era diciamo da innestare un bilancio che abbiamo approvato anni fa, mentre chiuso con la Regione Campania, con la cabina di regia, in tempi molto più recenti, quei risultati che abbiamo questa sera in qualche modo con l'emendamento Sanguini innestato nella programmazione. Diciamo per questi sono i fatti. Poi se ce ne vogliamo raccontare da oggi ad andare fino a domani mattina, lo possiamo anche fare, però sarei irriguardoso rispetto al lavoro, alla fatica, all'impegno di tanti consiglieri comunali. Devo dire principalmente che porta delle volte parlare e meno finire e proferire cose è molto meno faticoso che ascoltare senza interesse, senza costruire un'emozione nell'interlocutore, senza originare attenzione. E non penso che sia stato il pregiudizio di una maggioranza a valutare le cose dette, ma semplicemente il dato che diceva Mario Tozzi, che 45 emendamenti, salvo alcuni, poi abbiamo anche ritenuto di dover approvare insieme alla minoranza, non solo significare gli emendamenti, la visione è all'interno di un'impostazione che viene da lontano e che presuppone anche geograficamente, se andiamo un poco a riferirci agli interventi che sono già stati realizzati, un poco di asfalto, meno male. Se incominciamo a parlare di tribunale, intorno al tribunale abbiamo fatto interventi che ragionevolmente rappresentano la possibilità di presentarci anche all'esterno in una condizione di maggior mercato. Vogliamo parlare di via Costantinopoli, Parco Arno, gli interventi che stanno per realizzarsi, via Roma dove inizieremo i lavori fra 20 giorni, il proseguo di tutta l'attività che ha riguardato la misura 1.6 nel 2009, io dico fatti. Quando ci siamo seduti, ovvero nel 2002, abbiamo incominciato a parlare di progetti. Abbiamo acquisito la redazione dei 10 progetti redatti, abbiamo iniziato il percorso con sovrintendenza, abbiamo iniziato la lunga maratona con la stazione di Cappaltante e oggi siamo in condizione di poter dire alla città e a quanti hanno alcuni gli interessi della città che ce ne sono in quest'aula, che nell'arco di 2 mesi adesso diventerà ulteriormente un cammino. E quindi voglio raccomandare maggior cautela prima di relegare alcune angolo silente, mortificando anche l'intelligenza e la caratura delle persone che sono di fronte. Tutte le cose, solo sulle politiche sociali, noi abbiamo ancora oggi ad investire 1 milione di euro. Leggo solo questo e poi vi ringrazio ulteriormente della pazienza che avete avuto.
noi come spese sociali sul bilancio 2004, è vero che ci sono i magistrati che mandano il minore eccetera eccetera, ma i soldi li mettiamo a disposizione noi, 340.000 euro per il ricovero minori in istituto, soggiorno privato per gli anziani 21.000, progetto servizio civile 15.000, trasporto disabili, la dottoressa integrata, altre dipendenze nostre, quindi investiamo circa 100.000 euro. Trasporto con per il centro, questo vuol dire il metodo, la mensa per gli indigenti, diamo un contributo alla carica di 5.000 euro, 57.000 euro rette centri di uni soggetti diversamente abili. E poi abbiamo tutta la parte della compartecipazione ai terapeutici individuali, sapete, socio, sanità, noi entriamo nella parte sociale. Circa 100.000 euro per servizi e strutture residenziali anziane in condizioni di disagio senza dimora fissa. Poi andiamo nella parte che in qualche modo socializziamo anche con l'ambito, e quindi assistenza materiale anziana e disabile viene svolta, come dicevamo prima, dal comune in danno all'ambito, cioè non versiamo all'ambito perché non abbiamo garantito per un certo periodo che funzionasse fino a quando la risposta naturalmente fosse immediata rispetto alle attività di gestione di questa, che riteniamo una materia importante. Poi abbiamo contributo alle famiglie affidatarie, cioè la parte di 20.000 euro rimessa dall'ambito e una partecipazione pure delle casse del comune di 43.000 euro. Abbiamo dei PTRI, insomma il costo di tutte insieme di queste attività ammonta all'incirca 1.000.000 di euro. E quindi con una scelta precisa di questa maggioranza, di questa amministrazione, e dimostrando appunto una sensibilità nonostante i 6.000.000 in meno che abbiamo avuto rimesso dallo Stato dal 2012 al 2013. Cominciamo a parlare di bilancio per davvero questa sera oppure la facciamo finita perché penso che sia loro. Io penso che sia il caso di salutarci in maniera più cordiale di come ci siamo in qualche modo durante questo lungo tour, insomma, messi a ribadire concetti che spesso hanno riguardato anche la prova di Valenza, rispetto mallare vigilanze e penso che sicuramente avremo tante occasioni, perché questa sera abbiamo fatto l'infornata tutto quanto evidentemente non ci dire male. Abbiamo parlato di mozzarella, abbiamo parlato di asprina, abbiamo parlato di Explode, abbiamo parlato di archivio comunale, io ho la pratica qua, ma di queste cose, scusatemi, che questa maggioranza, questa amministrazione, è una cosa del 2000 giù di lì, e poi è stata prorogata nel 2006, e sicuramente si è d'accordo a trovare una soluzione, la dobbiamo trovare ad oggi. Se volete sapere come stanno le cose, mica il problema è solo quello. Noi abbiamo spartito in mezza città carte di tutti gli archivi possibili del mondo, tra l'altro con grossa difficoltà anche a reperire i fascicoli degli urbanisti. Quindi sarebbe il caso, finalmente la nostra non solo di venire, la stiamo studiando, di fare l'investimento su questa cosa, perché l'archiviazione oggi è un archivio decente. Io penso che faccia parte comunque di un'idea di città, in qualche modo vuole andare da qualche parte. Ad oggi a ieri quello è un sistema medievale dove evidentemente diciamo per i tempi che corriamo non c'è ragione adesso. Quindi vi ringrazio della possibilità, della pazienza, ringrazio la maggioranza che ha dimostrato tanta sopportazione, tanta pazienza, e vi dico risposta ai guardatori che spesso è più efficace delle chiacchiere, a perdere tempo. Grazie. Grazie, sì.